visione del quadro geopolitico è molto importante. E facciamo altre due piccole illazioni, dopodiché chiudiamo. Questa Europa, questa Unione Europea, pochi lo ricordano, è stata voluta dai democristiani. Non è un fatto strano, perché chi si vuole acculturare ha un libro eccezionale a portata di mano, che è questo. L'altra Europa. Tito. L'altra Europa. L'altra Europa. Allora, ne abbiamo già parlato più di una volta e lo facciamo e lo diciamo di nuovo. Paolo Rumor, con la collaborazione di Giorgio Galli e di Loris Bagnara, L'altra Europa, miti, congiure ed enigmi all'ombra dell'unificazione europea. Lo facciamo vedere di nuovo. Questa Europa qui è un'opera, è un'Europa democristiana. Così come l'attuale governo italiano è puramente democristiano. I comunisti servono solo di copertura, coglioni che sono sempre stati e che continueranno a essere. L'Europa, l'Italia di oggi è puramente democristiana. E ripeto, l'attuale capo del governo è erede diretto di colui che per conto di Pio X, San Pio X, pregate per conto di San Pio X, fece quell'accordo fondamentale che va sotto il nome di Patto Gentiloni, che creò le premesse per l'Italia di oggi, per il potere democristiano nell'Italia di oggi. Gira e gira. Il prete comanda sempre. Ma noi, siccome noi, io ed altri amici, non siamo fedeli di un certo, di una certa divinità, ma noi siamo fedeli del gran Dio Priapo, allora a noi queste cose non ce ne frega niente, giusto? Posso dire due note di colore? Una parola di colore. Della strage di Piazza Fontana si diceva che tutte le bombe fanno rumore. Top! Allora, ecco, allora, benissimo, perfetto. Allora, te lo ricordi? Io ho avuto la possibilità di conoscere il personale, ma comunque lasciamo. Poi c'è allora, questo poi. Paolo Rumor è il nipote di quel Rumor, il quale era più ingenuo di quanto non si credesse. Siccome io lo conobbi nel 1946-47, no, anche nel 48, perché ero un maneggione che mi capitò casualmente di conoscere per altre ragioni. Questo Paolo Rumor è il nipote di quel Rumor lì. E questo nipote, andando a sfrugugliare nei diari dell'uomo politico democristiano Doc, scoprì che questo scriveva delle note, venendo in contatto con i vari esponenti democristiani che stavano costruendo l'Unione Europea, scriveva le sue, come dire, delusioni, i suoi dubbi su questi personaggi. È tutto qua quello che c'è scritto. Allora, se qualcuno ha dei dubbi sulla Unione Europea di oggi, si dovrebbe leggere questo libro, Hobby e Work, editore. Va bene? Questo per fare, diciamo, una fotografia. Qual è di questo libro? Il messaggio è che se uno vuole conoscere la vita dell'Italia di oggi, deve fare la fotografia della realtà dell'Italia di oggi, per quello che è. Facciamo un piccolo salto e entriamo nel merito della geopolitica. Dico subito che io sono sempre stato eurasiatico, per ovvie ragioni di carattere geopolitico. Marco Polo lo ha capito perfettamente. Ma io ritengo di essere in buona compagnia, e siccome nella vita bisogna fare delle scelte, le scelte che io ho sempre fatto da molto tempo in qua, visto che ho 81 anni, ma insomma, di scelte ne ho fatte parecchie, meno 3 mesi, ma adesso è altissimo perché non si sa mai. E queste scelte hanno un loro fondamento, è un fondamento che è storico. La nostra storia non è occidentalista e men che meno atlantista. Noi siamo europei e lo dobbiamo essere nel pieno della concezione europea che è eurasiatica.
non possiamo che essere eurasiatici. E c'è poco da fare. E da questo punto di vista do anche ragione a lui quando hai fatto alcune considerazioni molto giuste su certe linee politiche, soprattutto belliche, che veramente sono state la nostra rovina nell'ultima guerra. Ti dico subito che io mi sarei alleato subito con Stalin, e Stalin era pronto per allearsi, non sappiamo, è stato disposto, era pronto anche nel 44. Quindi più di così, anzi diciamo di più, che certa gente ammazzata in un certo momento è stato ammazzato proprio perché non potesse avvenire un certo legame. Detto questo, qui abbiamo un paio di libretti che riguardano sempre, che ovviamente di cui non leggerò nulla, ma li voglio far vedere. Questo è un libretto di tale Pietro Varillon, edizione Ardita, Roma, anno quattordicesimo, del regime fascista, l'aspetto navale del conflitto anglo-italiano nel Mediterraneo. Quattordicesimo, 22 più 14 cos'è? 36. Quindi il conflitto c'era già nel 1936, ovviamente. Quest'altro libretto, La guerra, questo è di Mario Gianturco, 1940, La guerra degli imperi capitalisti contro gli imperi proletari. Questa mi sembra che sia lo schema di lettura più logico da prendere in considerazione, perché è vero, è una realtà sociologica molto chiara. La guerra è stata, in termini sociologici, una guerra tra imperi proletari e imperi capitalisti. Conclusione, consiglio la lettura di questo importantissimo libro scritto da tre geopolitici molto importanti: Casadio, Petras e Vasapollo, Clash, scontro tra le potenze, la realtà della globalizzazione, Yacabuc. Scontro tra le potenze. Troppi libri a scovare, io voglio leggere soltanto una frasetta che è importante. Dobbiamo chiudere. Sì, leggo una frasetta e poi abbiamo chiuso. L'America, scrive qui proprio il capitolo primo, l'America ha una posizione predominante nei quattro settori decisivi del potere mondiale. Militarmente ha un controllo mondiale incontrastato, economicamente resta la principale locomotiva della crescita internazionale, anche se incalzata in alcuni settori dal Giappone e dalla Germania, che non possiedono tuttavia tutte le altre prerogative di una potenza mondiale. Tecnologicamente mantiene un primato generale nei settori più avanzati dell'innovazione e culturalmente, nonostante qualche aspetto grossolano, esercita un richiamo senza pari, specialmente fra la gioventù del mondo intero. Tutto questo le dà un peso politico che nessun altro paese possiede. Ed è la combinazione di questi quattro fattori che fa dell'America l'unica superpotenza globale sotto ogni profilo. Questo è stato ripreso da un libro di Brzezinski, La grande scacchiera, Lunganesi, 1998. Da questo momento che qui ho letto, ad oggi la situazione è cambiata in maniera radicale. Sfido chiunque a dirmi che non è vero. E dico questo libro è di almeno 20 anni fa. Trump rappresenta la presa d'atto di una situazione di questo genere. Ricordiamoci che quello che ha cominciato a pensare a come difendere l'impero romano fu Adriano. Capito? Quando noi parliamo di decadenza dell'impero romano, il problema risale a Adriano. La decadenza dell'impero romano è stato dovuto agli schiaffi che ha preso appunto Adriano contro i parti, che hanno resistito a tutti gli attacchi nel corso dei decenni successivi. Comunque, è Adriano, è che pensiamo, si è fermato l'espansionismo su cui si reggeva. Parliamo di decadenza lo stesso problema dell'espansionismo americano. Adriano
Quando noi il fallo di Adriano è la presa d'atto che devi cominciare a difenderti. E lo stesso e non nel 450, quando i barbari già arrivavano. Adriano è stato un grandissimo imperatore perché ha preso atto di questa situazione. Tutto il resto è venuto dopo. Dopodiché io chiudo e applaudo alla grandissima intelligenza di Trump, il quale ha capito perfettamente come stanno le cose. E buona parte del popolo americano l'ha seguito. Quindi noi dobbiamo sperare che questa politica prosegua, e non può essere che questa. Ed è e sarà una politica di equilibrio, per cui se noi continuiamo a spingere in questa direzione, anche noi personalmente come opinionisti, può darci che ci troveremo di fronte a circa 20-30 anni di pace internazionale. Dopodiché, arrivederci. Io lo do il microfono alla signora Giorgio. Aspetta, è una domanda, vuoi fare? È una fare una domanda che non è strettamente legata a quello che abbiamo detto, le cose che sono state dette. Però volevo chiedere l'opinione di non necessariamente la persona che ha parlato per ultima, ma come interpretate? Non so se qualcuno di voi ha visto o ha letto qualcosa sulla fiction che hanno trasmesso su Sky, su The Young Pope, su Papa Tomatico, il giovane Papa Pio XIII. Non so se qualcuno ha letto, l'ha vista o ha letto. Perché io mi sembra qualche puntata, no? Mi sembra un'operazione abbastanza ignobile. Ho letto e ho fatto, è un'operazione che rispecchia questo Papa attuale, che io Papa Lino convinto. No, non è il Papa attuale, è completamente l'opposto, sì. No? Non rispecchia, questo Papa Bergoglio non rispecchia. Non è Papa. Non è un Papa. Di fatto non è Papa. Il distruttore. Questo sceneggiato è un'offesa alla Chiesa Cattolica, perché dipinge un Papa in quel questo modo. È gesuita, è un'altra cosa. Certo. Sì, questo è gesuita, ma è il Papa della fiction. È un'offesa. È un'offesa. È un'operazione. È un'operazione mediatica, molto importante. Attenzione. Come tutte le operazioni mediatiche. Non ho capito come le interpretate questa operazione. Sì, quello. Sì, come la interpretate? Un'offesa alla Chiesa Cattolica, un contributo alla distruzione della Chiesa Cattolica e Bergoglio, il Papa Nero, ha iniziato. Scusa. È questo. Questo. Ma ricordatevi che il Papa. Siamo alla fine. Il vero Papa è Benedetto, il vero Papa è Benedetto, che non si può essere un sostituto del Papa di Vento. Il scritto dello Sciangiato è esattamente l'opposto del Papa attuale, ed è un Papa che si rifà completamente alle idee di quello che ne so di Benedetto XVI, però rendendolo, come dire, mentre Benedetto XVI si era reso assolutamente antipatico ai giovani e all'opinione pubblica, invece questo Papa è stato descritto come, come dire, sarebbe in americano cool, cioè ti è un Papa che piace, affascinante, piacere, però che porta avanti delle idee molto conservatrici, reazionarie. È un'operazione mediatica. Ma non è vero che conservatrici. Poi che la Chiesa Cattolica che deve conservare, ci sono dei dogmi, ci sono i comandamenti, poi ci sono dei dogmi che i vari concili hanno stabilito. Gesù non ha mai detto che i preti non si possono sposare, hanno deciso di non farli sposare. È stato Paolo III perché hanno detto che non si possono sposare? Perché chi li mantiene, la moglie e i figli? Io ho fatto un esempio. Allora, troppi ne hanno, la Chiesa, quando Papa Bergoglio dice bisogna perdonare chi fa l'aborto. Chi fa l'aborto, questo Papa attuale che non è il mio Papa, non è Papa, lui è vescovo di Roma. Il perdono fa parte della religione cattolica, giusto? Ma fa parte in confessione, oppure prima ne facevano in 10, no? 20 persone confessavano i peccati e il prete li assolveva. Adesso li fanno singolarmente. Ma che senso ha rendere figo, tra virgolette, un Papa? Lo fanno apposta, per contribuire alla distruzione. Allora, questo Papa che viene delineato, hanno fatto delle pagine, sulle pagine culturali, dappertutto hanno parlato, è secondo me la proiezione nel futuro del Papa come dovrà essere dopo l'esperienza. Aspetta un attimo, intanto dopo l'esperienza di Papa Ratzinger e di questo Papa qui,
per superare queste due figure. Guglielmo, un attimo, che vogliamo con la Cinepresa chiudiamo il convegno. Grazie a tutti. Saluto a tutti Alberto Nicolai. Grazie di essere intervenuti. Anche ringraziamo anche quelli di ieri che non ci sono, ma li ringraziamo. C'ero io, Vente, ci sono io. Beh, ciao a tutti. Allora.